notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. Sarebbe un giovane estremista appassionato di armi che lavorava in una base militare la talpa responsabile della fuga di centinaia di documenti riservati del Pentagono riguardanti la guerra in Ucraina. Il giovane, con le sue rivelazioni, stava cercando di impressionare un gruppo di una chat su internet. Il Washington Post ha intervistato un membro adolescente del gruppo, che ha descritto l'uomo mostrando corrispondenze online, fotografie e video. In un filmato si vede l'uomo in un poligono di tiro con un grosso fucile che urla una serie di insulti razzisti e antisemiti alla telecamera. Oggi, queste le iniziali dell'uomo, sembra aver agito su un server originariamente creato nel 2020 sulla piattaforma di messaggistica Discord da un piccolo gruppo di appassionati di armi e gamers. E dai documenti top secret in rete emerge un rapporto dell'intelligence statunitense secondo cui, prendendo in esame tutti gli scenari, risulta improbabile l'avvio di negoziati per porre fine al conflitto entro il 2023. Sul tema della fuga di notizie, con i dubbi americani sulla capacità ucraina di lanciare in questo momento un'offensiva efficace, il nostro Piero Spinucci ha sentito per ADN Kronos il deputato ucraino e membro della Commissione Affari Esteri Sviatoslav Jurash. Per quanto riguarda la situazione in prima linea, non si dovrebbe discutere solo delle difficoltà dell'Ucraina, ma anche delle difficoltà dei russi a Bakhmut. È una città importante di un distretto che alla fine si è trasformata in uno dei più grandi campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Combattere una guerra di questa portata non è facile, ma abbiamo dimostrato che possiamo vincere. L'intelligence americana non sempre ha avuto ragione. L'offensiva russa sarebbe dovuta durare una settimana e sulla base di questo l'America ha chiuso la sua ambasciata. La dipendenza di Mosca dalla Cina dopo le restrizioni economiche occidentali a seguito della guerra in Ucraina. Sul tema è intervenuto il direttore della CIA, William Burns, ospite di un evento presso la Rice University di Houston. La Russia sta diventando sempre più dipendente dalla Cina e per certi versi corre il rischio di diventare una colonia economica della Cina col tempo, dalla quale dipende per l'esportazione delle sue risorse energetiche e le materie prime. Shock e indignazione hanno fatto il giro del mondo le immagini della decapitazione di soldati ucraini da parte di combattenti russi. Un ex della compagnia di mercenari della Wagner, che ha chiesto asilo in Norvegia dopo aver lasciato il gruppo, avrebbe riconosciuto alcuni suoi ex commilitoni nel video circolato sui social. Per ora è tutto, news e aggiornamenti sul sito adnkronos.com.